8. Ci sono 14 piani, suppongo. Mi ha fatto recuperare pancia e vita? No? Ah, che cattivo che sei, gioco. Però almeno questo vuol dire che i Litos li abbiamo ancora, vero? Litos. Oh, bene. Che Litos è questo a proposito? Suolo è un stordimento. Diamolo a me perché può servire. E da adesso in poi le cose vanno ad Arken perché. Già. Oh, Litos. Stordimento. Appunto, Arken. Nel caso ho anche un altro cerchio, quindi se dovessi trovare altri Litos che voglio tenere, posso tenerli. Non ho un altro ramo guida, vero? Non voglio usare il suolo, non lo so che non c'è niente. Ho un altro ramo. Sì, vai! Agita, è dall'altro lato, e lo sapevo. Allora, strumenti. È una scoppiotrappola, non mi interessa. Baccarancia può servire sempre, perché serve sempre la baccarancia. Ignoriamo la polvere di Litos e andiamo al Monte delle Rivelazioni, piano 9. Da adesso in poi non abbiamo più niente. Da adesso in poi non abbiamo più niente che ci protegga da. Che diamine era? Pidov? Sì. Dall'essere più veloci nell'andare avanti nel dungeon. Ma pazienza. Dodrio, non ti azzardare. Ciao. Vium. Pum-cia. Sincronia suprema. Voglio. Oh mio Dio, scusatemi. Voglio la cassa. E qui c'è. Ecco le scale, l'ho viste. Riolu, perché combatti contro Pidove? Quello era aereo attacco. Ci ha sparati un aereo attacco. Oh mio Dio. Ti prego, Riolu, cerca di battere quel coso, perché sennò ci devasta tanto anche. Oh, grande. Oh, un attimo, Riolu, fermati, 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 fermati. No, Riolu! Ah, che pizza. Paralizzalo almeno. Paralizzalo almeno. Oh, grande, grande. Voglio questa teca, quindi la scambiamo per una. Non lo so, una baccarancia che mangerò adesso. Adesso dov'è il suolo? E mangiamo. Ora, Riolu, per favore. Grandissima Riolu. Possiamo andare avanti senza Nazlif? Sì, usiamo la baccarancia. Tanto per esserne sicuri, controlliamo. Sì. Qual è il problema? Ok. Posso andare comunque avanti? Ok. Dov'è Nazlif? Nazlif. Abbiamo perso Nazlif. Non importa. Non dovrebbe essere. Non dovrebbe essere troppo di. Abbiamo un qualcosa per immobilizzarli o mandarli via, perché tre Pokémon insieme è un problema per me. Stordisfera. Boom. Ciao. Baccarancia. Ok, usa pure profumini, non mi interessa. Tanto finché non mi colpisci con verde bufera, sto a posto. Appunto. E vai. Combinazione. Adesso, che fine ha fatto Nazlif però? Seriamente. Potrebbe essere dovunque. Potrebbe anche non essere da nessuna parte. Chissà dov'è Nazlif. Ah, l'illusione è diminuita, mio caro. E adesso che cosa fai? Adesso vieni colpito più e più volte, mio caro. E vieni distrutto. Noctowl. Cosa beccata a vuoto. Grandissimo Noctowl. Non mi colpisci, io ti mordo. Ok, cosa era? Baraonda, sì. Aero attacco. No, Arken. Arken è KO. Oh no, Riolu va KO. Non importa, dovevo sacrificare comunque un Pokémon, quindi. Revita assieme. Vai. Il punto è seriamente che fine ha fatto Nazlif? La cosa mi preoccupa. Ma vabbè, vedremo magari più tardi. Magari può darsi che. Sì, voglio proseguire. Oh, fine? Qui il team delle antiche rovine. Mi sentite? Da dove viene quella voce? È Dedenne. Con il gadget Jeep possiamo comunicare con lei a distanza. Dedenne, ti sentiamo forte e chiaro. Qui Arken, passo. Ciao Arken, come vanno le cose laggiù? Siamo sul Monte delle Rivelazioni. Stiamo inseguendo Crocodile. Sul Monte delle Rivelazioni? Scusami, ma ora andiamo di fretta. Ti spiegherò tutto dopo. Voi tutto ok? Tutto liscio. Avanziamo senza problemi. Ah, aspetta. Sembra che Bundleby abbia trovato qualcosa. Eh? C'è qualcuno? Dei Pokémon? Ma che. Fermi! Ah! Dedenne! Che succede? Dedenne! La comunicazione si è interrotta. Cosa sarà successo? Sono preoccupata. Anch'io. Ma non possiamo fare niente per ora. E poi i membri di quel team sanno il fatto loro. Weasel è con loro. Senza contare che c'è anche Mawile.
Ma poi è forte. Non hanno davvero nulla da temere. Possiamo stare tranquilli. Ora dobbiamo pensare a trovare Crocodile. Dobbiamo fermarlo. È pericoloso. Teniamo i nervi saldi e proseguiamo. Nuzleaf, sei con noi? No. A quanto pare abbiamo perso completamente Nuzleaf, ma... ripeto, la cosa non mi preoccupa, anzi, mi rallegra in parte. Per la semplice ragione che così non dobbiamo badare anche a Nuzleaf, perché usare Revital Semi per Nuzleaf non mi va tanto. Allora, mele, 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 dove sono le bellissime mele? Ne abbiamo tante, mangiamole. Pokémon nemici che si avvicinano, aspettiamo un turno, anzi due, vai, adesso usiamo, non possiamo usarla. E adesso beviamo un elisir. Dobbiamo usare solo noi gli elisir, è una cosa brutta. Stiamo monopolizzando l'utilizzo degli elisir. Servirebbe un elisir max a questo punto. E intanto nessuno sale, aspettiamo due turni. Devo attaccare al volo al posto di cliccare B, abbiamo capito. Ti ho confuso con Stordimento. Raffica! Morso, che non basta. Ma adesso questo basta, ok. Allora, le scale... eccole qui. Piano 12. Dovrebbero mancare altri due piani, credo. Ancora con questa grandine. Facciamo una cosa, scappiamo, ecco. Arcan, perché? Vabbè no, sono due Pokémon, non sono 70 come prima. Allora va bene. Fogli lama, attenzione Arcan. Usa pure crescita, tanto adesso ti butterò giù con Pirolancio. Il brutto colpo che stordisce anche. Lo stordi brutto colpo. Tanti soldi qui, andiamo giù, no, ignorati Pokémon. Vai. Orecchie radar? Davvero? Non abbiamo già orecchie radar? Un attimo, che succede se lo ripiazzo? Se usato, aumenta un po' i PS nella missione in corso. Basta, quindi dobbiamo usarlo per aumentare i PS e basta. Bene, meglio così. Piano 13. Allora, doppio A. Perché esiste questa mossa, dannazione? È come doppio colpo di Axew. Il punto è che quella mossa... lasciamo perdere. Era OP perché la usavate voi. Invece è OP doppio ago perché la usa sempre il tizio. Non posso recuperare i punti vita. Che pizza. Allora, no, fuga. Mi stanno facendo il chiusino. No. Facciamo una cosa. No, Arcan... Arcan, perché fai queste cose? No, puoi farle sempre, ovviamente. Se fai così, sì che le puoi fare. Oh, davvero bellissimo. È bellissimo avere... dicevo? È bellissimo avere confusione. Guardate, confondiamo i Pokémon ogni colpo. A tal proposito, colpiamo questo. Boom! Non ti ho confuso stavolta, peccato. Come sguardo... colpisci con braciere. Bene. E qui c'è lunga vista. La posso dare a qualcuno? Diamola a Riolu, teoricamente. Adesso vediamo. Allora, no, non voglio affrontarvi. Vabbè, affrontiamovi. Meglio affrontarli prima che non affrontarli. Brutto colpo! Che non affrontarli più e perdere. Perché... allora, non so cosa mi conviene fare. Forse mi conviene sprecare un Revital Seme. Al posto di usare... no, una Baccarancia. Per andare avanti. E boom. Ecco perché. Piro lancio finito. No, peccato. Non importa. Perché così recupero pancia. Recupero vabbè, adesso che ho un'altra baccarancia la posso usare. Però per dire, non voglio sprecare Revital Semi. Ecco. Però i Revital Semi ci fanno recuperare tanta di quella roba che non immaginate. Litos, superpotenza X, vai subito a me, al posto di, asso nella manica serve. Togliamo orecchie radar che siamo quasi alla fine del dungeon. Appunto. Siamo saliti parecchio. Ma ancora nessuna traccia di Crocodile, la vegetazione qui è troppo fitta. Oh, guardate, laggiù è più chiaro, deve esserci una radura. Andiamo a vedere. Guardate. E questo cos'è? Ha un che di misterioso. È di affascinante. Ma dove sarà Crocodile? Guardare dentro c'è qualcosa.
Sembra che dal suolo sgorghi dell'acqua. È una sorgente, circondata da questa piramide di cristallo. Forse questa piramide serve a proteggere la fonte. E questa cos'è? Una stele. Sembra bella antica. C'è inciso qualcosa. Queste iscrizioni, ne ho viste di simili nello studio di Mawile. Sono iscrizioni di poglifi. In poglifi. Poglifi? Esatto, sono piuttosto difficili da decifrare. Io riesco a leggerle. Dico sul serio? Cosa? Veramente? Sì, davvero, ora ve le leggo. Dunque, vediamo. Aspetta un secondo. Persino Mawile, che è un archeologo, ha impiegato giorni per decifrarle. Com'è possibile che tu riesca a leggerle così? Boh, non lo so, però ci riesco. Acinus, è davvero incredibile. Vabbè, tanto meglio per noi. Dai, prova a leggere. Ok. Sono tre frasi, dunque, se vorrei scongiurare il pericolo dovrei invocare l'umano. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. La salvezza giungerà dal mondo degli esseri umani. E questo è tutto. Invocare l'umano? Cosa vorrà dire? Non è che si riferisce a... Sembra proprio che parli di me. Che significa il sigillo della fonte? Forse parla di questa piramide. Dice che solo un essere umano può infrangerlo. Che frase misteriosa. Se vorrei scongiurare il pericolo dovrei invocare l'umano. Beh, secondo me è chiaro. Invocando un essere umano che infrangerà il sigillo della fonte salveremo il mondo. Per me è evidente. In pratica, il nostro mondo è in pericolo. E da qualche parte c'è qualcuno che lo sa. E allora ha chiamato Tonks dal mondo degli esseri umani. Oh, un momento. Potrebbe anche essere come dici tu. Ma questa stella non è roba dei nostri giorni. È molto antica. Però quello di cui parla sta succedendo proprio adesso. Parla il team delle antiche rovine. Mi sentite? È Dedenne. Qui il team in seguimento Crocodile. Dedenne, è tutto bene? Sì, è tutto ok. Non preoccupatevi. Siete stati attaccati? Sì, ma sembra che si sia trattato di un malinteso. Eh? Un malinteso? Sì. Siamo stati attaccati dai guardiani delle rovine, che costruiscono questo luogo sacro. Credevano che volessimo profanarlo. Gli abbiamo spiegato tutto e hanno capito. Ah, meno male. La comunicazione si è interrotta di colpo ed eravamo molto preoccupati. Sì, immaginavo, Riolu, scusate. Eravamo un po' presi. Ah, c'è una cosa importante. I Pokémon delle rovine ci hanno rivelato una cosa fantastica. Sembra che... Cosa? C'è un modo per far tornare i Pokémon petrificati normali? Il senso è quello. Proprio così. Ci vuole un po' d'acqua speciale chiamata acqua della luce. Quest'acqua annulla l'effetto della petrificazione. E la cosa ancora più incredibile è che sembra che si trovi proprio lì dove siete voi. Sul Monte delle Rivelazioni. Ed è... sigillata. Sul Monte delle Rivelazioni? Sigillata? Ah, ma allora... Questo significa che... È l'acqua della fonte. Volevo dirvela più presto. Ora informerò anche il capo. Buona fortuna, ragazzi. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. Diceva così, no? Ah, proprio così. Forse il pericolo di cui parlano le iscrizioni è proprio la petrificazione. E Tonk si sarà invocato qui per scongiurarlo. Qualcuno sapeva già di questo pericolo secoli fa. Beh, allora, se Tonks rompe questo sigillo e diamo a quest'acqua ai Pokémon petrificati, potremo farli tornare come prima. Tonks, proviamo. Rompi il sigillo della fonte. Allora è per questo che sono finiti in questo mondo. Io non lo so, non riesco a ricordarmi niente. Solo un essere umano è in grado di rompere questo sigillo. Ma cosa devo fare? Ah, non sai come rompere il sigillo? Come si può fare? Non ne ho idea. Proviamo a fare qualcosa, no? Per esempio, provo a toccarlo. Ehi, tu! Crocodile! Oh mamma, sta venendo qui! Viene verso di noi. Manteniamo la calma, ragazzi! Ma ci trasformerà in pietra! Ah, che si fa? Fermo lì, chi è? Sei stato tu! Tu hai trasformato in te in pietra! Chi ha parlato? Chi siete voi? Che volete?
Insieme ai Pokémon del trio leggendario. Io sono Suicune, signore dell'uragano. Tramontana, teoricamente. E io sono Reiko, signore del fulmine. Pagherei per quello che hai fatto a Entei. Wow, è incredibile. Reiko e Suicune, insieme a Entei formano il trio leggendario di cani. Sono venuto a cercare colui che ha pietrificato Entei. Quei tre Pokémon sono inseparabili. Ehi, ascoltate, è la nostra occasione. Dobbiamo agire. Agire? Ah, sì. Mentre Krugo è distratto, dobbiamo cercare di rompere il sigillo. Già, se riusciamo a prendere l'acqua, siamo a posto. Tonks. Ah. Ehi, tu, dove credi di andare? Ah! Accidenti. Cosa sta borbottando? Qualcosa del tipo, i patti non erano questi. Se ci trasforma in pietra è finita. Rispetta i patti, dove sono i pisoldi? Quali patti? I pisoldi? Tonks! Sbrigati, rompi il sigillo! Accinuzzoli! Senza l'acqua della fonte col cappero che ce la scappiamo se ci pietrifica. Nasli fa ragione, ma... Non so, qualcosa mi dice che non dovrei. Ehi, torna qui e battiti. Non capisco, c'è qualcosa che non va. Ma cosa? Tonks! Che aspetti? Svelto! E va bene. Che succede? Ce l'hai fatta! Il sigillo è rotto! Con l'acqua della fonte, anche se ci pietrifichi, potremo tornare come prima. Non mi fai più paura, Crocodile. L'acqua della fonte? Ma di che parli? Piuttosto... Tu, mantieni i patti e dammi la ricompensa. Ho seminato in giro quei volantini, come mi avevi detto. E sono venuto qui, come mi avevi chiesto. Ehi, Nuzleaf, vedi di non fregarmi, eh? Che? Nuzleaf? Finalmente. Sono riuscito a romperlo. Quel maledetto sigillo. E ora, nessuno potrà fermarci. Ottimo lavoro, Crocodile. Eccotela, la tua ricompensa. Che significa? Crocodile è stato pietrificato! Ma allora l'autore delle pietrificazioni... Eh già, sono stato io. Nuzleaf? Tonks, spiacente di averti ingannato per tutto questo tempo. E vuoi sapere una cosa? Tutto è cominciato quando hai perso la memoria. Quando ho perso la memoria? Quindi sei stato tu a pietrificare Entei. Attenti, ha un potere spaventoso. Ma se lo attacchiamo tutti insieme forse possiamo riuscire a sconfiggerlo. Riolo, non stare all'imparata. Vieni ad aiutarmi. Sì. Tonks. Tu sei più vicino alla fonte. Noi quattro affronteremo Nuzleaf. Tu intanto raccogli quell'acqua. Va bene. Non ve lo permetterò. Chi sei? Io sono i Veltal. Per voi è finita. Risucchierò la vostra energia. Gah! Che strano. Che succede, Dedenne? Non riesco più a contattare Arche negli altri. Cosa? Eppure abbiamo parlato poco fa. Il loro gadget sembrava funzionare. Forse è successo qualcosa. Che succede? Cosa hanno i guardiani delle rovine? Oh.
A quest'ora anche i Beheim devono aver fatto la loro parte. Mi compiaccio, Nazrif. L'acqua della luce ha il potere di annullare gli effetti della pietrificazione. È l'unica cosa che può ostacolarci. Dobbiamo prosciugare questa fonte. Così saremo invincibili. È arrivata l'era del nostro dominio. Questo mondo e l'intero pianeta sono in mano nostra. Non ho niente da dire. See you next time.